essere rappresentato secondo le padroni del neorealismo nel quadro della cultura italiana? Ha rappresentato il primo atto di coscienza critica dal punto di vista politico e ideologico che l'Italia ha avuto di se stessa. In quale senso? L'Italia fino a quel punto aveva avuto una storia che non è una storia unitaria, non è la storia di una nazione, ma la storia di un insieme di piccoli popoli, di piccole nazioni, a parte la grande divisione tra nord e sud. Gli ultimi vent'anni poi erano la storia del fascismo, cioè una storia di un'unità aberrante. Soltanto con la resistenza è cominciata la storia italiana, così tale da potersi paragonare alla storia della Francia o dell'Inghilterra o della Spagna. Prima di tutto è la riscoperta, come dicevo in principio, dell'Italia, il primo sguardo che l'Italia da se stesso, senza veli retorici, senza falsità, eccetera, eccetera, col piacere di scoprirsi e col piacere anche di denunciare i propri difetti, e questo è un carattere comune a tutti. E l'altro carattere comune a tutti, diciamo così, è il prospettivismo di carattere marxista, cioè quasi tutte le opere neorealistiche si fondano sull'idea che il futuro sarà migliore in quanto che si adempirà una rivoluzione che non si sa quale fosse poi.